Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Al via da questo pomeriggio le somministrazioni dei vaccini nelle scuole. Si parte dalla Massari Galilei, ci racconta tutto Alessandra Bucci. Il mio ringraziamento si estende a tutti i dirigenti, a tutto il personale scolastico di tutta la Puglia che sta collaborando, come vedete, ad un atto importantissimo per la salute dei nostri bimbi e delle nostre bimbe. Crediamo che questa scelta, che è molto originale perché siamo stati gli unici in Italia a prendere questa decisione, per quello che mi risulta, sta dando buoni risultati perché le vaccinazioni si stanno sviluppando e soprattutto creeremo in questa maniera quella serenità di fare la vaccinazione in un posto dove chiunque potrà guardare quello che sta succedendo e che ovviamente non ci sono pericoli. La scuola Massari Galilei fa da apripista nel giorno di avvio della campagna vaccinale dei bambini della fascia 5-11 anni, un'adesione nella prima giornata che si attesta intorno al 30%. Stiamo ricevendo una buona adesione per quanto riguarda questi primi giorni, destinata a crescere, quindi ci aspettiamo di avvicinarci al 50% nei prossimi giorni. L'istituto ha dato la disponibilità a trasformarsi in hub per accogliere le vaccinazioni fino al 6 gennaio. Oggi circa 150 bambini sono stati immunizzati nella prima sessione organizzata in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL. Tra le aree organizzate per accogliere i bambini, una stanza per l'attesa dove i piccoli hanno potuto svolgere attività ludico-ricreative, una zona dedicata alle vaccinazioni e un'altra per l'attesa post-somministrazione. Buona la prima, è il caso di dire, un 30% ha aderito alla vaccinazione dei bambini. Sì, il 30% dei genitori dei bambini che hanno questa fascia di età, cioè tra i 5 e gli 11 anni. Abbiamo dato la possibilità di aderire a questa iniziativa compilando un form anonimo e abbiamo avuto una bella risposta per essere la prima giornata di somministrazione. E sono complessivamente 3.000 i bambini fra i 5 e gli 11 anni in Puglia che oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. In tutta la regione sono stati attivati percorsi vaccinali nei centri di cura e negli ospedali per accogliere i bambini fragili. E oggi pomeriggio 151 scuole sono diventate hub per assicurare le somministrazioni ai più piccoli in un ambiente familiare e accogliente. Babbo Natale arriva con la sua slitta nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Vediamo. Una slitta colma di doni, più di 30 giocattoli per i pazienti di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Babbo Natale esaudisce i desideri dei piccoli degenti che il 6 dicembre hanno consegnato a Santa Claus le letterine con la richiesta dei giocattoli preferiti. Per ogni bimbo ho avuto almeno uno di quelle delle richieste, perché c'erano anche delle richieste un po' particolari. La più particolare era il computer con la mela sopra, ma onestamente su quello non sono riuscito a organizzarmi per quello. Per il decimo anno consecutivo Nicola Figliuolo, primo luogotenente dell'aeronautica militare, torna vestito da Babbo Natale nei reparti di oncoematologia con un nuovo progetto. Oltre ai giocattoli, anche 15 smart TV in arrivo con relativi abbonamenti che potranno essere utilizzati dai piccoli pazienti. La consegna tra Natale e Capodanno al termine della raccolta fondi, un progetto solidale in collaborazione con l'associazione Apleti. Il viaggio di Babbo Natale prosegue con la raccolta fondi. Tutte le informazioni per sostenere l'iniziativa sulla pagina Facebook Babbo Natale Barese. È importantissimo ricreare la magia del Natale anche nelle corsie ospedaliere. Hanno bisogno di sentire viva proprio l'aria del Natale e la possibilità che anche i loro desideri siano esauditi. E adesso gli aggiornamenti dal sito di Telebari, www.telebari.it, con Italo 5 Palmi dalla postazione social. Italo, buonasera. Buonasera Cristina, iniziamo oggi parlando della situazione Covid in Puglia, che assieme a Molise e Sardegna è una delle tre regioni in Italia che ad oggi, negli ultimi 15 giorni, ha fatto registrare un numero di casi positivi al coronavirus inferiore a 50 ogni 100.000 abitanti e per questo è stata segnata con il colore arancione. È quanto visibile nella mappa pubblicata dalla ECDC, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, un caso eccezionale perché nel resto d'Italia il maggior pericolo di diffusione del coronavirus riguarda
Lombarda, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, che restano in zona rosso scuro. Nelle altre invece, ad eccezione appunto di Puglia, Molise e Sardegna, il colore sulla mappa è rosso. Il sistema di classificazione della ECDC prevede 4 colorazioni in base all'andamento dei contagi: verde, arancione, rosso e rosso scuro. Le regioni attualmente in rosso sono quelle che nelle ultime 2 settimane hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi positivi al Covid ogni 100.000 abitanti, con un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi. Al di sopra dei 500 invece si passa in zona rosso scuro, quella ritenuta più pericolosa. Bene, con questo è tutto per il momento, dopo per altre notizie. Grazie Italo, a tra poco. Concertone di Capodanno, sarà possibile prenotare il proprio posto a sedere già a ridosso delle feste natalizie. Ce ne parla Serena Maria Russo. Il via alle prenotazioni scatterà a ridosso delle feste di Natale, fanno sapere da Palazzo di Città, probabilmente già a partire dal 26 mattina. In queste ore infatti il sistema per bloccare online il proprio posto in Piazza Libertà per la sera del 31 dicembre è in fase di ultimazione. 2500 in tutto i posti a sedere che saranno predisposti nella grande arena allestita per il Capodanno in piazza, in questi giorni i sopralluoghi dei tecnici per il montaggio del grande palco. A condurre il concertone con ogni probabilità saranno Federica Panicucci Cucci e il cantante pugliese Albano. Bocche cucite sugli ospiti, dalla Mediaset nulla trapela sulla scaletta dei cantanti che si alterneranno sul palco. La priorità in questo momento è che tutto si svolga nella massima sicurezza. Incertezza anche sulle disposizioni per il giorno della vigilia, il 24 dicembre. A stretto giro un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sembra ormai del tutto tramontata l'ipotesi di un'ordinanza sindacale che obblighi all'utilizzo delle mascherine all'aperto. Sono tante le città infatti che attendono una misura del governo in questo senso. Tra le poche certezze invece, quella del divieto di manifestazioni musicali esterne, la consueta ordinanza che vieta l'utilizzo di bicchieri e bottiglie in vetro per strada il 24 e il 31 e quella antibotti in previsione del Capodanno. E domani sera Teatro Piccini di Bari, ultima tappa del Cantatour Ciardatano Live Edition, il tour di Radio Bari, le anticipazioni della serata nel servizio di Alessandra Bucci. Musica rigorosamente pugliese, gag comiche e tanta voglia di mettersi in gioco sono gli ingredienti del viaggio a tre tappe del Cantatour di Radio Bari, che si prepara all'ultimo atto del live show sul palco del Teatro Piccini domani sera alle 21. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Cantatour Ciardatano Live Edition. Mattatore della serata Renato Ciardo, supportato dalla voce fuori campo di Silvia De Sandi, autore del format, insieme danno vita ad uno spettacolo di intrattenimento che ricalca il varietà ad altri tempi. Gli spettatori in sala saranno anche protagonisti, molti di loro saranno reclutati per sfidarsi in una gara carora amatoriale. Che fai nella vita? Sono un vigile del fuoco. Vigile del fuoco, quindi spegni di solito, sì. Ho capito. Stasera spengo io te, nel senso che ti faccio cantare una canzone. Aspetta un attimo. La che... prima cosa bella. La Renato. Prima cosa bella di sì, Nicola di Bari. Nicola di Bari, facciamo un applauso di incoraggiamento. Uno spettacolo a metà tra corrida e karaoke, dove i più coraggiosi saliranno sul palco per intonare brani di icone pugliesi della musica nazionale e internazionale. A decretare la performance migliore è una spietata giuria di qualità e l'applausometro attivato dal pubblico in sala. A introdurre il Ciardatano Live Edition, una banda che dopo aver reinterpretato la sigla del Ciardatano, programma cult di Telebari e Radio Bari, offrirà un medley a tema natalizio, ma ci sarà spazio anche per il racconto dell'identità culturale, storica e sociale della nostra città. Ospite della serata di domani, Sabino Zaba con la sua Stonato Band. Questa prima edizione del tour di Radio Bari, fortemente voluta dall'editrice responsabile Maddalena Mazzitelli, è realizzata con il supporto di Puglia Promozione. Sarà trasmesso in streaming sul sito di Telebari e Radio Bari e sulla pagina Facebook, mentre sabato 25 andrà in onda su Telebari alle 20.30, domenica 26 alle 21. E noi siamo in chiusura del primo spazio del nostro telegiornale, breve pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme con nuove notizie. Restate con noi. Bentrovati in diretta con il TG di Telebari, migliaia di lavoratori da Puglia, Basilicata, Calabria e Molise in Piazza Libertà questa mattina per lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL contro le misure inserite dalla manovra finanziaria del governo. Ne parliamo in diretta Skype con Franco Busco, segretario generale UIL Puglia. Buonasera, grazie per essere intervenuto in diretta.
Buonasera e grazie per l'invito. Allora, Busto, adesione massiccia allo sciopero indetto dai sindacati contro una riforma fiscale che viene ritenuta sbagliata, che va nella direzione opposta ai bisogni dei cittadini. Questo avete dichiarato perché? Abbiamo dichiarato perché abbiamo presentato una piattaforma unitaria da circa un anno, abbiamo avuto tanti incontri a livello ministeriale con il Presidente del Consiglio. E poi la riforma sostanzialmente, che doveva essere a 360 gradi, sostanzialmente la montagna, come si dice, ha partorito un topolino. I nostri rappresentanti, quelli che stanno sotto i 30.000 euro, non hanno granché, e noi in questo momento abbiamo sottolineato che era una manovra che doveva andare proprio verso quella direzione. L'adesione massiccia allo sciopero che oggi abbiamo riscontrato con quasi l'85% in tantissime realtà e in tanti settori, la grande adesione a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo ha dimostrato che i lavoratori hanno capito perfettamente da che parte stare. Salute dei cittadini, crescita, occupazione, diritti di cittadinanza e poi un altro grande tema che è quello delle pensioni. Sembra quasi un'Italia divisa in due. No, ma sul discorso delle pensioni dobbiamo fare attenzione. Noi abbiamo detto che la riforma Fornero, che è stata la più grande rapina del secolo, ha tolto 80 miliardi ai lavoratori e ai pensionati e ancora oggi non ci permette di poter andare in pensione. Non c'è una pensione di garanzia per i giovani, cosa che noi avevamo chiesto. Qui si corre il rischio che quelli che lavorano adesso non riusciranno ad andare in pensione se non in età avanzata, ma i giovani non riusciranno nemmeno ad andarci. Avere una pensione di garanzia per i giovani era una proposta che era stata fatta, è stata completamente accantonata. I vostri prossimi passi? Allora, lunedì credo che ci sia un incontro a livello ministeriale con il Presidente Draghi a cominciare a parlare proprio delle pensioni. Speriamo che le risposte siano diverse da quelle che abbiamo avuto fino adesso, perché altrimenti noi non ci fermiamo. Vorrei sottolineare semplicemente che noi abbiamo avuto in questi mesi tante manifestazioni regionali e oggi la dichiarazione è culminata con uno sciopero di 8 ore a livello nazionale. Vedremo quello che si farà, ma non ci fermiamo, la lotta continua. Grazie Franco Busto, segretario generale UIL Puglia, per essere intervenuto in diretta con noi. Noi adesso andiamo avanti con le nostre notizie, torniamo sulla campagna vaccinale, vediamo come è andata questa mattina con le vaccinazioni ai bambini nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. 3.000 vaccinazioni programmate per oggi in tutta la provincia, le prime 200 somministrazioni destinate ai piccoli pazienti più fragili. Parte dal Giovanni XXIII di Bari la campagna anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il virus, ci raccontano i monitoraggi nelle scuole, circola oggi soprattutto tra i più piccoli e proprio i bimbi già in cura sono quelli per cui un eventuale contagio potrebbe portare a conseguenze sia dirette, come lesioni persistenti anche dopo la negativizzazione, o indirette, quindi la sospensione temporanea del percorso di cura intrapreso per altra patologia. Per rendere questa giornata meno traumatica, la vaccinazione è stata accompagnata dal personale specializzato nell'animazione negli ospedali. Questa fascia di età, che molto spesso è inconsapevolmente veicolo del virus e quindi un pericolo per i propri genitori, per i nonni, e in questo periodo in cui presumibilmente si starà in famiglia, almeno ce lo auguriamo, è il caso che i bambini siano vaccinati. L'adesione credo sia buona per l'inizio. Iniziano per noi le festività natalizie, il miglior regalo che noi possiamo fare ai nostri bambini. Abbiamo tutti i nostri professionisti, gli specialisti, i medici di fiducia di questi piccoli, che sono i più fragili da cui iniziamo. Ad accompagnare i piccoli c'erano ovviamente i genitori. Dopo i dubbi delle prime settimane sono stati loro a convincersi dell'importanza della vaccinazione. È difficile quando bisogna scegliere per qualcun altro, forse è più facile quando bisogna scegliere per se stessi. Però noi abbiamo anche noi genitori il dovere di proteggerli. Di credere nella scienza e di fidarci di quelle che sono appunto gli studi, le ricerche e anche quella che è stata l'esperienza della vaccinazione di altri minori in altre parti del mondo, che ha potuto contribuire a raccogliere dati e far sì che oggi veniamo tranquilli e sereni a vaccinare i nostri figli. E sulle possibili restrizioni dopo l'ordinanza del Campano, De Luca, le parole del governatore pugliese Michele Emiliano. Sentiamo cosa ha detto. La linea della Puglia è la linea dell'Italia, quindi noi facciamo tutto quello che il resto d'Italia fa,
perché non, la conferenza delle regioni ritiene che, data la collaborazione intensa che noi abbiamo con il Ministro della Salute, con il Governo e con il Commissario Figliuolo, non siano necessarie misure eccezionali nelle singole regioni, ma che sia necessario adottare ovunque normative simili, salvo casi del tutto eccezionali che non credo che si stiano verificando da nessuna parte. E adesso ci colleghiamo con Italo Cinque Palmi per le novità dal sito www.telebari.it. Italo, cosa ci racconti? I finanzieri di Bari hanno seguito in diversi quartieri della città perquisizioni e sequestri per oltre 1.100.000 euro nei confronti di 512 cittadini romeni che avrebbero falsamente autocertificato di essere residenti in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza. L'articolata attività investigativa, spiegano dalle Fiamme Gialle, ha permesso di individuare un cospicuo numero di soggetti di nazionalità romena che avrebbe richiesto all'Agenzia delle Entrate l'assegnazione del codice fiscale nel corso del biennio 2019-2020 al fine di poter presentare la DSU e ricevere la rispettiva attestazione ISEE, documenti propedeutici all'effettuazione della richiesta del reddito di cittadinanza. Durante le indagini è stata constatata anche la totale artificiosità delle residenze dichiarate dai cittadini romeni, concludono dalla finanza, trattandosi di immobili inesistenti o fatiscenti. Le Fiamme Gialle baresi hanno eseguito perquisizioni anche nei CAF che hanno gestito le procedure di rilascio del sussidio al fine di riscontrare eventuali irregolarità. Bene, con questo è tutto quindi per oggi. Cristina, chiudiamo a te. Buona serata. Grazie Italo, buona serata a te. Andiamo avanti con le nostre notizie. La banda della Brigata Pinerolo rende omaggio alla città esibendosi per le vie dello shopping con un repertorio di musiche natalizie. L'iniziativa rientra nel programma delle attività per la commemorazione dei 200 anni della Brigata. Sentiamo uno stralcio del concerto. Ad Altamura il pianoforte ufficiale Stein del maestro Mercadante in occasione dei 150 anni dalla sua morte. Le parole dell'assessore alla cultura nel servizio di Michele De Nora. In occasione del 150° anniversario della morte del maestro Saverio Mercadante, compositore altamurano, il comune di Altamura ha promosso ben 8 eventi concertistici in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro Maiella di Napoli, luogo di studi del musicista. Il programma, inizialmente diffuso lo scorso anno e rinviato a quest'anno, è stato avviato inizio dicembre 2021 e prosegue con le esecuzioni. Sarà qui presente ad Altamura, a Teatro Mercadante, il pianoforte Stein del maestro appartenuto al maestro, che è conservato presso il museo del Conservatorio San Pietro Maiella a Napoli e ce l'hanno concesso per questo evento. Il pianoforte sarà utilizzato sia per l'evento serale che per una masterclass in cui giovani generazioni si eserciteranno proprio sul pianoforte del maestro. A questo proposito rivolgo il mio appello anche ai giovani a venire a teatro. Noi abbiamo inviato comunicazioni e inviti a tutte le scuole di Altamura, ai dirigenti scolastici, affinché possano partecipare. Tra tutti gli appuntamenti consultabili sulla pagina ufficiale del teatro, l'ultimo concerto sarà a tema natalizio il 23 dicembre con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari in una selezione di brani di Johann Strauss. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà ancora pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, però correnti più fredde in arrivo dall'est Europa cominciano ad avvicinarsi al nostro paese. Controlliamo la nuvolosità prevista, vediamo queste nubi sui Balcani che cominciano a attraversare l'Adriatico e a interessare le regioni del Medio Adriatico e parte del sud. Porteranno anche delle precipitazioni, in realtà piogge e nevicate non particolarmente intense e diffuse. Guardate, si fa fatica a riconoscere delle macchioline azzurre in queste zone, però ripeto, sul Medio Adriatico al sud sarà una giornata un pochino più variabile, anche con un po' di vento. Quindi in definitiva ci attende un venerdì che al nord e sul versante tirrenico vedrà sempre ampie zone di sereno, ancora con qualche foschia in pianura padana al primo mattino. Un po' di nuvole invece si riaffacciano sul Medio Adriatico al sud, simbolino di pioggia sulla Puglia, anche in Molise potrebbe accadere qualche gocciolina, sull'Appennino magari fare quattro fiocchi, però come precipitazioni, ripeto, davvero poca roba. Solo un po' più di variabilità e anche un po' di vento che torna a interessare buona parte dell'Adriatico e del sud. Temperature di conseguenza in leggero calo, ma nel complesso si sta ancora abbastanza bene. Per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, scaricate l'app di Trevi Meteo.